Il servizio che vedrete tra poco mi ha fatto venire in mente un piccolo episodio di qualche anno fa. Ero in aereo e stavo leggendo un giornale. Nella pagina della cronaca c'erano le foto segnaletiche di 5 personaggi arrestati per reati legati alla criminalità organizzata. Erano facce a dir poco inquietanti. Le feci vedere a un mio vicino di posto che era Luciano De Crescenzo, il quale disse: questi da arrestare a vista. Al di là della battuta, questo mi ha ricordato le teorie del famoso medico criminologo italiano Cesare Lombroso, che alla fine dell'Ottocento sosteneva che certi tratti somatici creano effettivamente una predisposizione alla criminalità. Lombroso aveva studiato in particolare i carcerati. Naturalmente non è vero, e già a quel tempo le sue teorie sollevarono varie contestazioni. Oggi i calchi in cera di molti di quei carcerati, insieme a vari oggetti e reperti dell'epoca, sono esposti al Museo di Antropologia Criminale di Torino. È una storia molto particolare e i nostri inviati sono andati a vedere questo materiale e cercare di capire meglio anche la figura di Lombroso con le sue luci e le sue ombre. Vediamo. Quando leggiamo di un fatto di sangue in cronaca nera, siamo abituati a leggere anche degli esami della polizia scientifica o dei RIS. Quegli uomini con le tute bianche e la valigetta, sono ormai delle immagini consuete, non solo nei telegiornali, ma anche e soprattutto nelle serie poliziesche in televisione. Ma quando è nata la polizia scientifica? E soprattutto, cosa c'era prima? Diciamo 100, 150 anni fa. A coniare il termine di polizia scientifica in Italia è stato un personaggio molto controverso, vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, Cesare Lombroso. E visitare oggi il Museo di Antropologia Criminale dell'Università di Torino, che porta il suo nome, significa davvero entrare nel mondo di allora, nel modo di ragionare, ma scoprire anche gli errori di metodo scientifico commessi. A quell'epoca, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, si cercavano dei sistemi efficaci per identificare un criminale. Ed è allora che nacquero le prime foto segnaletiche, le prime descrizioni standardizzate dei criminali e soprattutto le analisi delle impronte digitali. Pensate, il pioniere delle impronte digitali fu un cugino di Charles Darwin, l'inglese Francis Galton. E aveva visto bene, ognuno di noi, come si sa, ha delle impronte diverse. Persino due gemelli omozigoti, pur avendo lo stesso DNA, hanno in realtà le impronte leggermente diverse. Insomma, le impronte digitali possono svelare il vero assassino persino tra due gemelli, mentre le analisi genetiche non vi danno questa certezza, questa sicurezza. Ma al di là delle foto segnaletiche e delle impronte digitali, è possibile classificare i delinquenti secondo il loro volto, i loro caratteri somatici, in modo da poter riconoscere al volo un assassino, un baro oppure un ladro? Beh, è quello che pensava Cesare Lombroso, commettendo però dei gravi errori di metodo scientifico. Lombroso viveva in un'epoca in cui si facevano continue scoperte e invenzioni, come l'anestesia, la scoperta delle leggi genetiche, il motore a scoppio, la lampadina, il telefono, fino alla radio. Ma il pensiero del progresso si trovava di fronte a un'Italia ben arretrata, un vero terzo mondo. Pensate, nel 1860 l'80% degli italiani erano ancora analfabeti. Era una società contadina, senza la rete di strade, ferrovie, scuole e porti che conosciamo oggi. E inoltre imperversavano la denutrizione, la tubercolosi, il rachitismo, la sifilide, eccetera. È in questo panorama che si muove Cesare Lombroso, medico veronese, che a Torino compie gran parte delle sue ricerche, ricevendo importanti titoli accademici. Questo è il suo studio, che è stato trasferito proprio qui, nel museo. Lombroso ha un'idea in testa, e cioè quella non di studiare il crimine, ma il criminale, il suo pensiero, raccogliendo tutti i dati possibili, quasi con un metodo statistico, scientifico. E in questo museo troviamo molti oggetti che Lombroso e i suoi collaboratori raccolsero o utilizzarono. Allora non esistevano gli scanner per identificare una persona, e allora ecco il tachiantropometro di Anfosso. Era in grado di fornire ben 11 misure sufficienti per identificare qualsiasi persona.
Ma non bastava, Lombroso studiava anche i corpi dei criminali, per esempio con le autopsie, in cerca di prove in appoggio delle proprie teorie. E questo è un errore di metodo scientifico, avrebbe dovuto essere esattamente l'opposto, cioè accumulare dati statistici per poi giungere a delle conclusioni. Un giorno affermò di aver finalmente trovato le prove che cercava nel cranio di un detenuto. Lombroso rilevò che la fossetta occipitale mediana, che si trova proprio lì dove si colloca il cervelletto, era più grande del solito. Dal momento che ciò accade nei lemuri, che sono delle proscimmie, e in altri mammiferi, Lombroso ne dedusse che in quest'uomo fossero riemersi dei caratteri primitivi. Ecco perché era diventato un criminale. In realtà oggi sappiamo che non è così. Quella particolare struttura all'interno del cranio è variabile, cambia da persona a persona, non è un carattere primitivo, né tantomeno una prova della sua naturale, biologica propensione a delinquere. Quello è stato un grave errore scientifico. Ma Lombroso andò avanti, ritenendo che nei criminali riaffiorassero caratteri ancestrali e quindi anche comportamenti ancestrali, scomparsi nell'uomo moderno. Era la teoria dell'atavismo, che ebbe ampia circolazione tra i medici e i criminologi dell'epoca. All'epoca gli studiosi allargavano le proprie ricerche anche a livello di etnie, stabilendo gerarchie di razze nel mondo e criminalizzando intere popolazioni solo per la loro appartenenza culturale o per la posizione geografica. Lombroso non è estraneo a questa visione. Sono delle idee pericolose, senza base scientifica e deprecabili, bollate così non solo dalla scienza, che con il suo metodo ne ha provato l'infondatezza, ma anche dal senso comune. I reperti forse più sorprendenti degli studi di Lombroso sono le famose maschere dei criminali. Si tratta di 30 calchi dei volti di alcuni detenuti morti in carcere. Non li eseguì Lombroso stesso, ma Lorenzo Tenchini, un docente dell'Università di Parma, che poi li donò a Lombroso. Riemergono così i volti che avremmo visto nelle carceri di fine Ottocento. Uomini condannati per i reati più vari. Ecco un falsario, uno stupratore, un omicida, un ladro, un uxoricida, cioè uno accusato di aver ucciso la moglie. I capelli, le barbe, persino le ciglia, le sopracciglia sono quelle originali, pazientemente strappate e ritagliate dai cadaveri. Una cura meticolosa, quasi maniacale, per un uso, un'interpretazione, quello di Lombroso, completamente sbagliato. Secondo Lombroso, infatti, il cranio degli assassini presentava, citiamo, il massimo dei caratteri criminali, cioè fronte stretta, rilievi frontali enormi, così come le orbite, le mandibole e gli zigomi, asimmetrie della faccia, del naso e delle orbite. In realtà, come facile immaginare, queste persone avevano commesso il reato, più che per il loro DNA, per cause sociali, familiari o persino casuali. Era un'Italia molto più violenta rispetto a oggi. In effetti, secondo i dati, pur essendo la popolazione solo un terzo rispetto a quella attuale, gli omicidi erano 3 volte di più. Nelle carceri e nei bagni penali di allora erano comuni catene e ceppi, e dalla condotta del forzato dipendeva il peso delle sue catene. Pensate, si andava da catene con 6 anelli da 1,3 kg, a 9 anelli da 1,7 kg, fino a 9 anelli da 3 kg, in una specie di gradualità punitiva. Ma fino a poco tempo prima si potevano vedere anche dei ceppi pesanti 14 kg. E poi dovete aggiungere celle oscure e malsane, cibo scarso, malattie, galeotti violenti. Insomma, non c'è da stupirsi che la morte in carcere fosse molto frequente. Tra i reperti che Lombroso ha collezionato, alcuni sono decisamente curiosi, come queste brocche che usavano i detenuti per bere. Vedete, hanno tante scritte e dei disegni. Lombroso li chiamava oggetti criminali perché praticamente queste brocche e tanti altri oggetti informavano Lombroso sul modo di pensare dei detenuti, sulla loro natura criminale. In effetti lui entrava nelle carceri, li interrogava, a volte lo si vede proprio rappresentato mentre li interroga. Insomma, lui è stato tra i primi a occuparsi della psicologia criminale. Lombroso studiava qualunque cosa, come per esempio queste statuette di creta o mollica di pane, che mostrano omicidi, oppure aule giudiziarie con tanto di giudici, imputati, avvocati, eccetera, e raccoglieva indizi ovunque. E poi studiava pipe, scritte, persino carte da gioco.
per noi sono un'incredibile serie di fotogrammi della vita nelle carceri di allora. Anche i tatuaggi permettevano di leggere nella mente del detenuto e alcuni sono sorprendenti. Naturalmente anche i corpi di reato sono oggetti di studio. Se oggi la scientifica cerca tracce chimiche e biologiche, Lombroso cercava tracce psicologiche. Secondo lui questi oggetti raccontavano l'uomo, il delinquente, aiutando a capire modalità e moventi e fornendo anche indicazioni sulla punibilità piena o parziale del criminale. Questi due crocifissi pugnali, per esempio, furono usati dalla banda dei falsi monaci. Abbondano coltelli, coltellacci, mannaie, false chiavi e poi anche oggetti curiosi come queste pinze a estensione, prolungabili per rubare a distanza nelle vetrine. Lombroso non si occupò solo di crimini e di criminali, ma anche di geni, di genialità, che lui riteneva addirittura una devianza, anzi per esattezza una nevrosi dovuta all'irritazione della corteccia cerebrale. E allo stesso modo si occupò anche di persone che erano state affette da disturbi mentali o comportamentali. Soprattutto studiò gli oggetti che realizzavano. Secondo lui erano la prova del riemergere di caratteri preumani. Ora, al di là di queste interpretazioni fantasiose, certamente gli oggetti che realizzavano queste persone e che lui ha raccolto e che si trovano in questo museo, a volte sono davvero sorprendenti. Guardate ad esempio quest'abito fatto da un uomo con disturbi mentali incaricato delle pulizie di un manicomio di allora. Pensate, ogni giorno prendeva lo straccio che aveva usato, lo puliva e poi lo sfilacciava facendone cordini con i quali realizzava questi vestiti. Pesano 43 kg, era una sua divisa e la indossava sia d'inverno che d'estate. Cesare Lombroso è morto nel 1909 e nel suo testamento ha scritto di donare il proprio corpo alla scienza e soprattutto ha richiesto che il proprio scheletro venisse esposto nel suo museo. E così è stato fatto. Le teorie di Lombroso si sono rivelate errate, ma Lombroso ha avuto il merito di dare via a un nuovo modo di pensare in tanti settori dove tutto era rimasto da sempre cristallizzato, aprendo nuove vie di riflessione che mettessero al centro delle indagini non tanto il crimine, come si è detto, ma il criminale, il suo modo di pensare, l'individuo. Da un punto di vista metodologico, ha dato un contributo alla nascita della moderna indagine poliziesca, fondata sull'analisi del modus operandi del criminale, sullo studio della scena del crimine, raccogliendo e catalogando ogni traccia. E non a caso, un suo giovane allievo, Salvatore Ottolenghi, fonderà più tardi a Roma proprio la scuola di polizia scientifica.